Buongiorno a tutti, sono Paola Fendoni, ipnologa e scrittrice del libro Andata e Ritorno e se vi piacciono i miei video iscrivetevi al mio canale YouTube cliccando sulla campanella in basso. Ma quali sono le quattro tattiche più comuni di triangolazione sadonarcisistica? I narcisisti, come già detto molte volte, sono degli eccellenti osservatori. Sono in grado di identificare una personalità generosa e compassionevole, nello stesso modo come un topo sente l'odore del formaggio a distanza. I narcisisti sono abili osservatori e predatori. Agiscono al fine di controllare e dominare il loro partner, sfruttando le loro debolezze. Ecco perché la fase del bombardamento d'amore è il fattore chiave del successo del narcisista. Non importa quanto siete confidenti e sicuri all'inizio della relazione, l'attenzione costante, le dichiarazioni d'amore lusinghiere e disoneste vi lasciano scombussolate e di norma molto vulnerabili. Non avete mai iniziato la relazione con un narcisista per diventare delle persone maltrattate e manipolate. Siete state raggirate affinché vi innamoraste di loro e foste accecate dal vostro amore, mettendovi così fuori uso e rendendovi vulnerabili. È un bersaglio perfetto per il loro abuso e manipolazione. La triangolazione può essere definita come una forma indiretta di comunicazione dove una persona fa da messaggero fra due altre persone, oppure può essere una forma diretta di comunicazione dove una persona tenta di irretire un alleato per far gruppo contro una terza persona per portare avanti i programmi. In entrambi i casi il messaggero solitamente è il narcisista. Spesso inventerà e costruirà e altererà un messaggio, incorporando un frammento di realtà per portare avanti il suo obiettivo. I motivi per cui un narcisista usa la triangolazione sono tanti quanti sono i narcisisti. Ecco di seguito i quattro metodi che usa, quelli che sono più comuni. Il primo, prendere due piccioni con una fava. I narcisisti anelano controllo e adorazione e per ottenere ciò spesso fanno sapere al partner che una terza persona flirta con loro. Questo espediente viene utilizzato per prendere due piccioni con una fava. Il primo luogo ad ingelosire e rendere insicuro l'altro per tenerlo sulla corda e farlo sentire sostituibile. La vittima istintivamente cerca di compiacere ancora di più il narcisista per non farsi rimpiazzare. In secondo luogo, si rende maggiormente desiderabile e incoraggia rivalità e competizione, che alimentano ulteriormente l'ego del narcisista e rafforzeranno il suo potere sulla vittima. Nel secondo punto sono reclutare dei rinforzi. È uno dei modi che i narcisisti utilizzano per manipolare i loro partner, per sostenere il loro punto di vista o per acconsentire ai loro desideri e necessità. È l'utilizzo della triangolazione, del rinforzo di terzi per trovare conferma alle loro opinioni. Questa è una forma di reclutamento di alleati che porta all'estremo ed è una forma di bullismo. Il narcisista cerca di manipolare chiunque possa avere un'opinione, una convinzione diversa, affidandosi all'aiuto di una terza persona, che naturalmente ha sentito solo la versione della verità del narcisista. Per convalidare il proprio punto di vista, il narcisista deve convincere a tutti i costi e utilizzerà qualsiasi tattica necessaria per assicurarsi la vittoria. La terza persona è di solito ignara o sta solo cercando di essere d'aiuto al narcisista. Di solito la persona prescelta è un parente o un membro del fan club del narcisista, che il narcisista stesso usa come strumento per aiutarlo a definire le differenze e costringere la partner o chiunque altro ad accettare il suo punto di vista attraverso la persuasione, il dubbio e la colpa. Il terzo punto è la rottura. Questo metodo di triangolazione consiste nel mettere due persone una contro l'altra. Il narcisista lo fa distruggendo la reputazione di una o ambedue le persone alle loro spalle. Questo consente al narcisista di preservare la sua falsa immagine e di assicurarsi di essere comunque ben visto all'interno del rapporto a tre. In alcuni casi il narcisista si dipingerà come vittima, specialmente se avverte che il suo partner inizia a diventare consapevole e stufo della sua manipolazione.
ipocrisia e comportamento abusante. Il narcisista reagirà pianificando di scaricare il proprio partner attraverso un'assidua campagna di calunnia alle sue spalle. Così, al momento in cui scaricherà il proprio partner, avrà già un circolo di ciechi sostenitori. Il narcisista di solito andrà alla ricerca dei sostenitori che sa rimarranno sempre dalla sua parte. Qualsiasi cosa accada in questo modo, che riesce a fare apparire il suo partner come l'abusante nella relazione molto prima che questa giunga alla fine. Perché questo funzioni? Il narcisista deve evitare che i suoi sostenitori e il suo partner condividano informazioni. Così il narcisista riporterà commenti meschini nel momento in cui uno dica qualcosa all'altro. Il narcisista usa queste tattiche di triangolazione per gestire il flusso di informazioni tra le parti, controllandole e ponendole come il principale fulcro delle informazioni, dal momento che ognuno comunica attraverso il narcisista e non con l'altro. Il narcisista può rafforzare il proprio aggiornamento riportando la propria interpretazione delle informazioni tra le due parti, controllandole e ponendosi come il principale fulcro delle informazioni. Non solo fa deliziare il narcisista l'espressione di sofferenza sul volto del proprio partner, ma anche il venire fuori come gli eroi e di fingere e pretendere le difese del proprio partner. Tutto ciò crea una grande drammaticità e confusione, e questa è ottima per nutrire l'altrimenti esternamente annoiato narcisista. L'ultimo punto è il preabbandono e la fuga. Si tratta della tattica finale di triangolazione usata dal narcisista. Quando ha deciso di terminare la relazione, invece di parlare con il partner, si confiderà con persone che gli daranno ragione e gli crederanno nella sua interpretazione della realtà. Qualche volta si confiderà non con persone che difficilmente possono conoscere la sua partner o la conoscono poco. Il narcisista si assicurerà che la partner sappia che ci sono candidati altre persone e che ognuna di loro dà ragione al narcisista, probabilmente una confidente, e prenderà il ruolo di rimpiazzo come partner del narcisista. Dopo la rottura, il narcisista si vanterà apertamente di quanto è felice con la sua nuova partner, se l'ex partner diventerà gelosa o cercherà di riavere il narcisista si godrà la nuova gratifica della triangolazione amorosa e la sua stessa creazione. Quando le persone tossiche se ne vanno dalla vostra vita, se ne vanno anche l'ansia, la depressione e la disperazione. Perciò non cadete ai ricatti del narcisista, non cercate di averlo e riaverlo a tutti i costi. Quando se ne va, siate fortunate che se ne sia andato. Perciò, di conseguenza, se avete bisogno del mio aiuto, contattatemi alla mia email paolafendi@gmail.com. Un bacio a tutte e al prossimo video.